Buonasera a tutti, io resto in chat, come ogni venerdì siamo super caldi, ma specialmente questa sera perché è il ritmo latino e sta muy caliente e questa sera abbiamo tantissimi ospiti e siamo super felici, ma soprattutto sono felice, scusatemi, non per qualcosa, ma perché c'è la mia carissima amica Sheila Perez che tra un pochino andremo a presentare per chi non la conosce. Buonasera a tutti, intanto saluto i miei collaboratori, amici e come si dice? Amici di viaggio, perché insomma colleghi di droga anche, sì esatto, perché qua insomma ogni venerdì ci vediamo, ci bacchettiamo, organizziamo e poi alla fine finalmente riusciamo a fare una bella serata. Allora, Roberto Rantucci, buonasera. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Estoy bien? Due parole sono. Riccardo Clinco. Ciao, sto benissimo, sono felicissimo di stare qua anche questa sera con i miei collaboratori. Esatto, i miei collaboratori, me ne sono sentito un po' strano. Oggi questa sera mi sento molto collaboratore di Linda. È vero. Che terrà sicuramente... bene condurrà questa trasmissione che ha voluto fortemente insieme a tutti noi su questo sogno latino. E Linda, allora io veramente, anzi, lancio io la palla a Paolinho Sala. Paolinho, e lui è molto, molto latino. Qual è il finale però? Salas. Salas. Sente l'assento latino? È arrivato anche il latino. Continua, dai, regista. Un buon ronzito. La andiamo a Rum, però. Compa! Compa! Compa Venezuela! Compa è la traduzione italiana, Sheila, di? Compa! Bravo! Compadre! Compare! Compadre! Compare! Compare! Compadre! Compare! Diamo il benvenuto anche a Onassis, che infatti Giovanni, se puoi cambiare il nome, c'è scritto Danilo, sarà forse il computer, non so. Danilo. Sì. Che non e lui sei, chi Danilo? È? Onassis? Onassis. Sì, Onassis. Quello là, quello ricco. Onassis, parliamo di finanza, esatto. Un po' di soldi, Onassis. Il PC è del mio primo, è del mio cugino, no? Mi sta sempre un cugino in mezzo. Arriva, ecco. Scusate, ho visto Caccamo da Napoli, un attimo. Che è meglio? No. Veneno. No, ho visto un attimo ho visto Caccamo prima, dov'era? No, ma mica Sheila. No. Il DJ Veneno. Mira, yo lo voy a saludar rapidito porque tengo un piccolo problema técnico hoy. Ya lo sabe Linda, no puede hablar mucho, qué barba, que no. Qué barba. Que pero no. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué ladilla, compadre. Allora, Sheila, traducete. Sì, Sheila praticamente c'ha una, insomma, un bellissimo rapporto con la sua vicina, che basta che respira, mm-hmm. Dice, stai facendo casino! E allora Sheila è un po' preoccupata e allora ha detto... No, anzi, quindi devo fare l'intervento Sheila. E dopo sto a sentire. Sheila, veniamo io e il pirata, ci parliamo noi con la vicina, intanto tu canta, prima attenzione. Di vedere, cantaci una canzoncina. Ragazzi, attenzione, prepara l'atmosfera. Scusate. Che belli! E Walter, c'è il Santo Walter in piedi, grazie, in piedi. Santo Walter. Bueno, ragazzi, Onassis, arrancate con Bésame Mucho para que salgamos de esto rápido y no me llegue la policía. Ho capito solo polizia.
Voi mi vedete? Io voi. Sì. ¿Dónde vas? ¿Podemos cantar? No. Onassi, ¿lo escuchas? ¿Qué escuchas, Onassi? Nosotros, ¿dónde vas? Onassi, si rispondi, se no Sheila non la finisce. Onassi? Onassi? Io te sento, Sheila, te sento, però... No, la base non la senti. Ragazzi, scusate un attimo, il mio ruolo è quello di mettere anche un po' d'ordine. Ascoltatemi bene. Parlate cortesemente uno alla volta, se no si esce solo il gran bailame, perché ognuno di voi dica quello che vuole, però cortesemente non vi accavallate perché dall'esterno non si capisce. Quindi seguite Linda, chi vi dà, e parliamo un po' tutti. Vai Linda. Linda, vai, fammi cantare Onassis, perché Onassis... Sheila, se parli ancora ti oscuro. Oh, cazzo, perché se non lo faccio me devo andare. Dove vuoi, stai allora, lì. Allora, seguitemi come il trenino. No, beh, scusami. Allora, Onassis, vai. Cantaci una canzone, al volo, veloce. Vai. Canzone? Però per cantare una canzone, ragazzi... Una canzone, vai, con la base. No, senza base, con la voce, solo voce. Mi sentite? Vai, ti sentiamo. Vai. Apriamo. Però posso cantare pure io? Perché... Sì, dopo. Okay. No, con lui. Insieme a lui lo sapete. Allora, io me la devo andare. Vuoi cantare un bolero? O se no canto una salsa, una musica tradizionale cubana. Vai. Lo che chiede. Okay, innamorato della nera Tomasa, che quando va di casa, che triste me pongo io, però che sto tan innamorato della nera Tomasa, che quando se va di casa, triste me pongo. Ay. Esa negra linda. No, esa Sheila linda. Sheila linda. Que te pongo kikiriu, mandinga kikiriu, mandinga. Vamos todo el mundo, vamos papá. Kikiriu, mandinga kikiriu, mandinga. Mandinga kikiriu, mandinga. Allora qui ragazzi siamo entrati già a Cuba. E questa cosa, questa sensazione, io non ci sono mai stata, ma sinceramente già solo ascoltare la musica già ti cambia la percezione della realtà. E quindi Sheila, tu che vieni dal Venezuela, dici un po' questi mood, questi suoni che vengono fuori proprio da quel punto dell'America, dell'America Latina, dei Caraibi, cos'è che secondo te porta qui in Italia? Cos'è che c'ha? C'ha allegria, sandunga, calor, sabor e gana del roncito, mira. Lo dici in italiano? Frantucci, te devi imbriagare. No, innanzitutto devo dire che da appena siamo arrivati siamo stati accolti proprio con la porta grande. Io parlo particolarmente del mondo sudamericano e specificamente venezuelano, che qua a Pescara siamo però pieni di venezuelani. Quindi io ti posso dire che mi regalavano cose, mi fermavano dappertutto, volevano che cantassi dappertutto sulle strade, un macello. Dicevo, ma che? Qua sono diventata una diva. Allora le mie amiche mi hanno messo del soprannome la diva. Ma che diva sono io? La diva de... Vabbè. Comunque, è una cosa per iniziare il mondo europeo, specificamente quello venezolano e quello spagnolo che conosco abbastanza bene pure, sono molto molto accoglienti a questi mondi diversi e le piace l'allegria,
sembra, o sea, c'è il calore, si percepisce velocissimo ed è una cosa che ti hanno dato tanto calore che tutti quanti là in Venezuela erano preoccupati, poverina, sta là sola, sta là poverino indefesa, e invece, invece stavi in un brodo, no. Ho fatto amicizia, amicizia da quel momento fino adesso che sono ancora amici, nel senso allucinante, certo. Bellissimo la vostra accoglienza, io vi amo Italia, italiani. Bene, bene, benissimo. Onassis, aspetta che tra un po' ritorno da te. Io invece volevo subito introdurre un attimino questo mondo che si è formato qui in Italia, soprattutto dalle nostre parti, perché questa sera insomma abbiamo tantissimi ospiti importanti della nostra regione. E io partirei già con Walter Di Giovanni, insomma personaggio storico dell'ambito latino. DJ, tu Walter, come ti sei appassionato, come sei entrato in questo mondo? Ma io mi sono appassionato perché andavo a ballare, poi per me è stata un'occasione lavorativa, sinceramente. Non è... di che anni parliamo? Di che anni parliamo quando andavi a ballare? Parliamo 94-95. Praticamente quasi agli anni 96. Scara. Mm. 94-95, però prima di me già c'era qualcun altro, tipo Lomitos e Pino Latino ci stavano prima di me. Sì. Quindi poi alla fine questo mondo è cresciuto a dismisura. Sheila c'è da un sacco di anni, l'ha visto anche lei, ha visto tutto come è cresciuto, sì. Insomma. Che meraviglia, veramente. Quando è arrivata veramente la diva, cantava. Sì, ma non ti ricordi? Sì, non me lasciavano camminare sulle strade, è allucinante. Vero, vero. Vabbè, ma tu sei una forza della natura, già solo quando ormai sorridi... l'artrite. Già l'artrite. Perché Sheila veramente in ogni secondo, ogni angolo dove c'è possibilità di far casino, lei lo fa, perché ha la gioia, toda gioia, toda bellezza, come dicono in Brasile, e loro hanno questa passione fortissima. E, DJ Veneno? È il veneno? Sì. Vai. Veneno spagnolo. Non è proprio, diciamo... Ciao. Tu da dove ti stai collegando adesso? L'Aquila, infatti vedo il capolavoro. C'è un po' di sano campanilismo, non guasta mai, dai. Assolutamente, soprattutto quando si parla dell'Aquila, si fa anche tanto di cappello. Di, invece tu, sì. Quando è iniziato? Parliamo un po' degli anni. Sono passati. Io 2000 per caso... Proprio, io ho cominciato a ballare questa musica nel 97, appena finiti gli studi universitari, in un locale così, e così, dove conobbi appunto Ronnie Stortini, che già ci stava all'Aquila in quel periodo, ha cominciato, vedevo ballare così, però il ballo di per sé non mi è mai, subito non mi è piaciuto, non ho avuto una bella presa, no? Sentivo altra musica, poi... Casualmente nel 2000, ma diceva anche in un locale dell'Aquila, io ho preso dei dischi così e poi vabbè, pian piano mi sono appassionato. Però dicevi, diciamo, è così, non ho l'esperienza che hanno gli altri. Ecco. Siamo di età, ho 52 anni. Okay. Però come inizio ho iniziato più tardi degli altri, ecco, che sono qui. Io ho ballato la musica di Maglio, ancora non facevo la musica, non mi c'è DJ, come Walter. Insomma, qua ce ne stanno diversi. Sì, che... poi ho cominciato, ho avuto, diciamo, ecco, pian piano, stato in qualche locale, a quel congresso a Roma pure, all'Aquila, così. Secondo lavoro, diciamo, perché all'Aquila il lavoro, ecco, non è che ci puoi... Non ci campare. Sono molti locali all'Aquila. Sì, no, ci sono, ma da me è venuto a suonare, vabbè, è venuto Walter, è venuto Antonio, è venuto a suonare Onassis, più volte che ho preso De Cuba al Divina, no, ti ricordi? Come no? No, c'è un bel movimento, l'Aquila, diciamo, a livello di movimento ci sta, c'è molto seguito, certo il bacino è quello che è,
non c'è il bacino di Pescara di vasto. Vabbè, però insomma, comunque si è un po'... si è ampliata bene in tutto, dappertutto, ecco, questa... Sì, 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 l'Aquila è proprio un feudo... del ballo, della musica... Di salsa latina. Cubana, tutti di salsa, certo. Cubana, se no... Cioè, sono, infatti diciamo, adesso è... subito passo la palla un attimo a Onassis, perché qui entriamo in Cuba, da Venezuela all'Aquila e dall'Aquila a Cuba, quindi ci facciamo un bel giro. Onassis, quando sei arrivato in Italia... Che cosa hai fatto e perché stai a Pescara? Vabbè. Allora, praticamente, buonasera a tutti, saluto a tutti quelli che conosco. Onassis! Iniziando da Vasto fino a Roseto, L'Aquila, diciamo. Tutti i DJ che sono presenti li conosco benissimo, no? Sono bravissimi tutti. E poi le altre persone magari, diciamo, così. Paolo Salas e quindi gli altri. Praticamente io sono arrivato negli anni 97, ma io sinceramente sono arrivato come ballerino con uno spettacolo certamente di Cuba, e ce l'avevo 25 anni. Quindi eri in tournée? Sì, in tournée. Sono arrivato in tournée e dopo non me ne sono andato più perché mi è piaciuto troppo, basta. Ho detto, lo spaghetto è troppo buono e non lo sono andato più. Hai capito lo spaghetto, eh? Come ballerino professionista di spettacolo di musica tradizionale cubana, o uno spettacolo tradizionale. E già a Cuba facevo altre cose, tipo cantando insieme a mio fratello e altri gente delle strade così a Cuba, e cantavo un po' di rap e queste cose così. Poi con il tempo, diciamo, ho fatto animazione, ho fatto tante cose qui in Italia. E praticamente dopo, con gli anni, sono diventato, diciamo, cantante, fra virgolette. Mi hanno detto canto, perché potresti cantare. E quindi mi sono messo a cantare e oggi come oggi faccio solo quello, perché ormai la pancia è cresciuto tutto. Sono passato gli anni... passato gli anni e quindi e oggi sto con Play Song de Cuba cantando, principale del gruppo sono io e niente. E quindi comunque tu sei stabile a Pescara, anche se comunque girate, so, mi hai detto insomma che fate concerti, spettacolo un po' dappertutto anche in Europa. Sì, praticamente noi siamo arrivati a Pescara, io sono arrivato a Pescara proprio con due impresari, che uno era del Reggio Emilia e l'altro stava qui a Pescara, quindi siamo arrivati qui e di qua dopo niente, non me ne sono andato più, siamo andati a tanti posti, sono stati in tanti paesi diversi dell'Italia, ma alla fine Pescara è rimasta, diciamo. Pescara ti ha colpito, vedi? Ti ha colpito, sono rimasto qua, poi ho conosciuto tutte queste persone che si sono adesso qui e quindi niente. Beh. Infatti un po' la tua storia mi ricorda quella di Roberto Rantucci, che anche lui si è fermato a Pescara perché lui faceva il ballerino di professione, lui faceva il buga buga. Eh sì, guarda, faccio il buga buga, io faccio la buca proprio. La buca buca. Vabbè ragazzi, io non faccio parte di questo club, no, però perché poi ne sono veramente poca. Però. C'era Riccardo Clinco pure, che lui era famosissimo per il movimento... sensual, capito? Quello proprio sensual. Del bacino, no? Proprio uno specializzato in questo. Sì, sì. Beh, intanto emerge che il 1997, in questa puntata, è importante perché DJ Veneno si laureava, giusto? 97, sì. Cioè, c'è 52 anni, ma quanti anni hai studiato? Ti sei laureato un po' dopo, però, Cioè, perché ti sei venduto la laurea come se fossi un fenomeno, insomma, cioè ci hai messo tempo. Ho fatto anche il militare nel frattempo. Ah, ecco, è vero. Perché... E poi è importante perché anche Onassis è arrivato in Italia da Cuba, giusto? Onassis. Ma chi te l'ha fatto fare? Fammi capire. Onassis. Sì, è arrivato. Ma tu stavi a Cuba, ma chi te l'ha fatto fare? Lo so, purtroppo. Lo so. Purtroppo. Gli scherzi della vita.
Ecco. Allora, abbiamo sentito il giovane Valterino Di Giovanni, che finalmente è una persona della mia età, uno bello giovane. Valterino, metti un po' tu. Vai Walter, metti un po' tu. Vai tu. Ma facci capire tu cos'è questo sueño latino, tu che sei Valterino. Guarda, tu che sei un ragazzino. Facciamo parlare gli altri. Scusate, ma io vedo un pirata, no, tra di noi. Eccolo, è un pirata. DJ è il pirata. Come mai questo nome? Scusa, è sempre meglio il pirata di Paolo Sala. Il pirata è meglio di Paolo Sala. Una volta eri mio amico. Allora, il pirata, allora, dici, siamo curiosi. Pirata perché, da come vedi, adesso non ci sono più i capelli. Ah, ok, e la bandana? Una volta c'erano. Bravissima, avevo la bandana. Te l'hanno rubata? Da lì DJ il pirata. Ah, potevano chiamarti DJ Pantani. Io ho fatto una brutta fine, meglio. Meglio pirata. Bello, fantastico. Posso un attimo DJ pirata, le volevo dire che sta a fare un grandissimo lavoro con DJ Los Timberos e sta producendo musica direttamente al mio paese Cuba, e quindi complimenti perché veramente sta a fare delle cose bellissime. Bravissimo. Grazie. Non è tanto pirata. No, speriamo che non sia il pirata della discografia, perché sennò è un casino. No, assolutamente. Okay. E insomma, quindi ti sei messo a fare il produttore alla fine? Sì, ma siamo un gruppo. Ho un gruppo, un'altra due DJ, sono miei soci, Peppe Apice di Napoli e Andrea Androger di Roma. Abbiamo iniziato questa avventura per gioco, uniti dalla stessa passione, siamo andati a Cuba con il desiderio di produrre un brano nostro. Naturalmente, in maniera molto umile, dico che noi scriviamo il testo, ma la musica viene creata e riprodotta dai professionisti che stanno a Cuba. Quindi noi ci limitiamo a scrivere solo esclusivamente il testo. Ottimo. E da un gioco ci siamo ritrovati ad avere un disco e mezzo a oggi, perché a breve ne uscirà un altro, e quindi abbiamo intrapreso questa avventura. Wow, grande, bene, molto bene. E invece adesso faccio un po' una carrellata e poi cominciamo ad entrare ancora di più. Roby. Buonasera. Buonasera. Allora, sera... intruso, Roby. È un questa intruso. Sera... No, questa è Maria De Filippi questa sera, perché vi state facendo rivivere. Cioè, qua ci voleva solo Paolo Sala vestito da postino che mi invitava. Bene, ma anche tu di cosa ti occupi, Roby? Scusami, io te lo chiedo perché non ci conosciamo. Aspetta, che ha detto il... Onassis, ho sentito la voce del pirata. No, Onassis parlava. No, parlato. No, praticamente con tutte le persone che sono lì collegate, io ho lavorato con tutti e con alcuni ci lavoro ancora, quindi per me è un'emozione. Compreso Paolo Sala e Roberto Rantucci, compresi loro due. Confermo. Comunque, prima hai detto una cosa, che il pirata inteso come ciclista ha un collegamento col pirata DJ o col DJ, perché mi riferisco, quando si dice nel gergo ai DJ vai a salire, vai in salita, il pirata era forte in salita, è vero o no? È vero, quindi i DJ quando inizia la serata, Rob Rantucci, Paolo Sala, quando, oppure nella situazione latinoamericana, il pre-serata
nella commerciale era sempre da un beat, si andava a R&B, si andava a salire, quindi il pirata ciclista ci sta proprio benissimo. Quindi pirata, oggi hai guadagnato 3 punti in più. Wow, ah, meno male, pensavo che dicevi che avevamo in comune lo stesso parrucchiere. Aspetta che... ce ne sta pure un altro qua che avete in comune come parrucchieri, chi è? Manilo, Mario, Mario e Tio Papo. Tio Papo. Calma, calma, calma. Allora, io sono dei trapianti immediati. Lasciamo perdere i capelli, questo è un discorso che non ci riguarda. Che non ci riguarda. Che non ci riguarda. Volevi qualcosa? Solo lui ha i tanti capelli. Volete un po'? Ce ne ho. Maledetti. Bene, bene. Allora, io parto subito con la prima domanda. A bruciapelo proprio. Secondo voi, da quando è partita la musica e il ballo latino qui in zona o comunque in Italia, anche se in alcune zone è partito prima, qua a Pescara un po' dopo, oggi che cosa è cambiato? Tutto. Esatto. Con il reggaeton tutto. Vabbè. Cominciamo però a definire le date. Quando arriva la musica latinoamericana in Italia e in particolar modo in Abruzzo? Chi vuole rispondere? Maglio, si è messo la parrucca. Maglio, facciamo parlare qualcuno che ancora non parla, dai. Milione di euro per questa risposta. Maglio, dai, Maglio, vai. Pronti? Pronti con la parrucca, vai, Tio. Non è la parrucca, quando fa freddo mi attrezzo con i capelli, quando invece fa caldo ricordo al Kalinka col cesto di frutta, inteso, col cappello con la fantastico. Frutta. Ma quello mi è costato i vestiti da brasiliana col costume della ragazza dell'epoca e spesi 67.000 lire di frutta finta per addobbare il cappello. Comunque detto ciò. Allora, ragazzi, musica ragazzi, latina scusami. In Italia. Sì. Facciamo così. Datemi una spiegazione perché io devo lasciare la mia disco anni 80 con DJ Paolo Sala e venire a ballare latinoamericano. Ma Ricca, scusa, c'era sei eterosessuale o omosessuale? Come? Ho cambiato sei etero o omosessuale? Allora, è bisessuale. Riccardo, c'era un'altra domanda prima. Ho fatto la domanda del secolo. Voglio sapere quando arriva la musica latinoamericana in Italia, in Abruzzo, e perché abbiamo. Ma sì, ma tu fai le domande musica. Che è sempre Pippo Baudo. Giovanni, no, ti senti basso. Io, essendo uno dei più anziani, qui dopo Paolo Sala e te, ovviamente, massimo rispetto, cornuto. L'anzianità, sono pronto a rispondere anche personalmente, però ci sono diciamo eminenze della musica latinoamericana, io lascio spazio a loro alla risposta. Bueno, noi siamo, io sono arrivata al 96, ma quando arriva la musica latinoamericana in Italia? Vai. Prima Giovanni si allora, al 91 Italia. Negli anni 90 90, sì, 90. Non era proprio il 90, io mi ricordo che è iniziato con la ciaranga qua a Pescara, manco la salsa era prima. Hanno iniziato con i venezuelani, poi i casini, dopo è arrivato la questione cubana, perché i cubani non c'erano in molta quantità, evidentemente qua è iniziato il casino. Brava. Con i venezuelani è vero, in primis in Italia c'era bachata e merengue e il merengue e salsa venezuelano. Credo la salsa sia stata la prima venezuelana. Merengue. Allora parola merengue a Walter è il nonno qui. Allora. Il santo Walter. Allora ragazzi, scusate. Importanti. Okay, scusate, vai, dico Linda. Solo questa cosa. Roma è stata la città che per prima ha avuto il latino in Italia. Ma dopo è arrivata latine. A Pescara l'89, non lo so. Ve lo dico perché lo so, l'89 si ballava al ciarango
la salsa e il merengue nell'89, quindi a Pescara o comunque zona limitrofe stiamo parlando almeno nel 91, brava, non prima. Esattamente, non il 91 prima. lo ricordo io perfettamente, era il 1991, perché a Radio Ketchup iniziava il programma di Demetrio Vitullo, e il Niagara provò a fare qualche serata di musica latinoamericana, anche la Silvanella, ma le prime feste riuscitissime furono al Nautilus che era sotto la Torre di Cerrano, e furono Banana Mambo e Ari Mambo. Feste Banana! Che... Esatto! Sì, Banana. Feste che fecero 1000 persone, 1000 presenze. Guarda, io vi dico la mia. Vai, vi dico la mia. Allora, su Pescara i primi a cominciare sono stati i venezuelani con le feste private, diciamo fine anni 80. Poi hanno cominciato a fare serate sia alla Sterlina che all'Alle e a Torre dei Passeri. Ma vengono dopo. Dopo il 91 vengono, fidati. Scusa Walter, Giovanni, la festa privata era fine anni 80. Tu hai fatto una domanda, ma fai rispondere gli altri, perché continui a rispondere tu? Ma perché? È sbagliato, io mi ricordo. Ma se tu fai la domanda, ma ognuno dirà la sua, che devono rispondere quello che vuoi tu. Per me è il 1990. Ma per te? Tu fai la domanda e devono rispondere come vuoi tu. Io parlo di ufficiosità, cioè di ufficialità da discoteca, serata in discoteca. Per me è stata quella al Nautilus, la per prima te. In assoluto. Per te? No, adesso ricordo, le pubblicizzavo in radio. Sì, non c'erano altre. Io mi ricordo quando ci fu il Nautilus, che era in estate, già l'inverno prima si ballava alla Sterlina e ancora l'anno prima si ballava alla Torre dei Passeri. Quindi, la Sterlina è iniziato dopo con la latinoamericana. No. Fidati, no. Dopo, 2-3 anni dopo. Ma di vabbè, parecchio. Dai. Comunque, va bene. Forse possiamo sempre verificare la cosa. Walter, forse io sapevo che Belso 90. La Sterlina ancora aveva aperto nel 91. Tra il 90 e il 92. La Torre dei Passeri. Sì, Torre dei Passeri stava con la musica house di Riccardone and Company. Cosma ancora forse iniziava all'Alley nel 91. Io vorrei fare questa stessa domanda anche a chi ci sta seguendo adesso in chat, sì. Perché vedo che ce ne stanno tantissimi, e tra i tanti vorrei salutare Simone Buzzi, che ci sta seguendo anche lui, grande chef, che ci saluta tantissimo, e poi Albanese Ciro. Chi è che conosce Albanese Ciro? Io. Dal Belgio. Direttamente Albanese Belgio. Ciro! Anche io lo conosco. Ecco, ci sta seguendo dal Belgio. Tanto come no? Ciao Ciro! Quindi vediamo cosa ci rispondono loro dalla chat. Vediamo un grande po'. Grande Ciro. Bene. Quindi, ritornando a bomba, insomma, non si è capito se è 90, 91, 89, con le feste private. Comunque siamo Walter. E va bene. Walter, scusa. Dobbiamo meditare a Giuseppe Grilli, quello lo sa. Giuseppe Grilli, sì, è stato un errore non chiamarlo. 91, più o meno, 91. È stato un errore non chiamarlo, ci siamo dimenticati. Giuseppe Grilli. Volete mandargli un SMS? WhatsApp è meglio, scusate, sono ancora un po' ricordo. Io sono arrivata, gli erano passato due gruppi sempre di Giuseppe, quindi... Certo, io lo so dal 90 in più. Perché quando sono arrivata io era uscito Ronald e Carolina, che sono stati 3 anni. Carolina ci stava. Scusate, ma dobbiamo rimanere fermi all'89-90? No, non possiamo andare più avanti. perché se no facciamo Pasqua. Se sta arrivando. No, per chiudere questo argomento, ho appena sentito Dante, ho chiamato Dante ora, l'ho disturbato al cellulare. La Sterlina apre nel 1992, ecco. E inizia la latinoamericana nel 95-96. Aiutami a dire, ancora più lontano, quindi. Ma no, me le ricordo, cioè, la latinoamericana... Ma no! Vabbè, andiamo avanti. Comunque, Giovanni, c'hai un problema di microfono. Sì, ti sentiamo molto lontano. È basso. Allora, aumento un po'. Già va meglio. Volevo dire che ho parlato con il titolare della Sterlina. Inizia la latinoamericana, la quale discoteca è stata aperta nel 1992. Ma no, ma ho iniziato. Maria Rita, puoi spegnere il 95-96. Facebook.
Ok. Un altro aspetto che non dobbiamo trascurare fu il film di Tito Puente alla mostra cinematografica Flaiano, che ha portato molto interesse verso questo stile. Allora, a Pescara Jazz venne Tito Puente. Bravo. Quando è stato? Quell'estate si parlava, capito, si ballava. 93. 93. Tio Papo dice 93. Ecco. Io non c'ero. Tito Puente a Pescara, perché ricordo un amore dell'epoca, quindi Tito Puente a Pescara sul palco, il film che è stato prima. Tutti hanno un amore per una stagione. Non era latino. Io ricordo i capelli in quell'epoca, quindi. Allora, poi vi racconto una cosa io. Scusami, Roberto, ti ridò subito la parola. Cico Timbero, gentilmente togli Facebook, perché rientra la diretta di Facebook. Sì, togli Zoom, togli l'audio, togli... No. Vai, Robby, scusami se ti ho Allora, poi... Immagine del profilo, togli tutto. Vi faccio sorridere. Eravamo io e Paolo, Crick e Croc, qua alla Silvanella. Allora, questa è una cosa che tra di noi già ve l'avevo raccontato. Silvanella. Estate, non mi ricordo, i primi anni 90. Insomma, andava un po' sta musica latinoamericana e la nostra massima espressione di latinoamericano era i Gypsy King e Tito Fuente. Quindi poi dopo eravamo ignoranti con la gne maiuscola, abbiamo dovuto chiamare, te lo ricordi, pa? Un DJ latino. Mo caccio il disco un attimo. Te lo trovo pure io. Sta nel mio. Eccola Mary. Buonasera, gattona. Stai pure tu al mare, Mary. Magari. Sono la stessa spiaggia, state. Guardatevi, sono visto che era là, visto che era là. La mia è un po' finta, purtroppo. Ciao a tutti gli ospiti, io ti ricordo. Ciao. Da una vita, vedo che vi state divertendo. Io avevo un problemino, ma vi stavo seguendo, vi sentivo. Stavate divertendo un sacco. Assolutamente sì. Scompari un po' con il... Aspetta con che cancello la spiaggia. Ti porta un po' via. Andate, fate finta di niente, io cambio sede. Intanto Riccardo andrà a fare un po'... Vediamo se riesco a mandare il benvenuto all'ospite. Grazie, Linda. Sì, allora, Cico, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Sei a night Cico? Voi sei tornato da lavoro, che bello rivederti. Dove sei? Sono nel mio studio a casa. Accendi una luce. No, c'è tutte le luci che cambiano colore. Sembra night, capito? Qui è il mio studio dove creo la musica. Guarda Sheila. Di forte ispirazione sensoriale, direi. Sensoriale. È la notte ti viene l'ispirazione, il giorno no. È vero. Ci mancava il ciamaco questa sera. Infatti. È vero. Come state? Tutto ok. Tutto bene. Sono contento di partecipare a questa trasmissione a distanza. Ascolta Cico, tu di cosa ti occupi? Facci sapere. Allora, io sono un operaio italiano. Lavoro operaio in fabbrica, latino. Però da quando ho avuto la possibilità di inserirmi nel mondo di ballo, di conoscere bene questo mondo, sono iniziato a crescere piano piano salendo, studiando nella mia scuola dove sono rimasto ora, a Termoli, di Tribù Salsera, del maestro Luigi Curti e Lidia. E con lui ho iniziato un percorso con il maestro Rolly Madden, con l'artista cubano, che penso che tutti conoscete. E da lì... Puoi pubblicizzare niente al di fuori di Onassis. Non è vero. Onassis lo possiamo pubblicizzare con la canzone Erra. Cammina. E quindi niente, dopo che ho iniziato questo percorso, piano piano sono riuscito a diventare istruttore di ballo, dove sono rimasto sempre nella scuola Tribù Salsera a Termoli,
e da lì niente, si continua a portare avanti sempre alla grande il progetto studio, ballo e serate. E ho avuto modo di conoscere tutta questa bella gente che c'è qui in questa live, quindi Robby, Walter, bella gente, bella gente, è una parola grande, gente. Dai. Però sei un parolone, però sono contento perché comunque nel corso di questi anni mi sono sempre divertito, e anche venendo lì a ballare nella vostra zona mi sono sentito sempre a casa, e questa è la cosa più bella che penso che ci può stare nel mondo del ballo, quindi l'unione, la condivisione, mettendo da parte quello che è sempre il discorso invidia, no, cattiveria, queste cose qua. Io sono andato sempre in tutti i locali a ballare, e poi niente, poi ho iniziato ad andare anche fuori tra festival e quant'altro, e ci ritroviamo qui con la malattia timbera addosso che non ci abbandona più. E ora ho iniziato a fare anche delle canzoni, sempre riguardo alla musica latina, e sto facendo, creando il mio primo disco che uscirà a giugno, un disco misto di salsa, bachata, merengue, kizomba, latin pop, reggaeton. Sto facendo una mescola, piano piano mi ci sto buttando dentro, quindi al momento ancora niente di pronto, sto ancora lavorando sulle canzoni. Sei in fase creativa ancora, sì. Dai, bene, bene. Aspetta, ho un assist, però avvicinati un po' perché io ti sento, cioè, ti sentiamo poco, non so se magari sei entrato con l'audio del computer o non ti funzionano bene le cuffiette, non so. Io? No, un assist. Oh, mi sentite? Sì, però sei un po' basso, solo per quello. Comunque io ti volevo chiedere una cosa, tu che sei comunque, vieni dal ballo, sei un ballerino ancora, anche se non balli più, non ti esibisci più. Siamo ballerini. Siamo tutti ballerini. Ah, bravo, bravo. Ma no, sì. Fammi capire una cosa. Cioè, quando tu hai incominciato a vedere le persone come qui, a Pescara, parliamo di Pescara perché comunque ti sei fermato a Pescara, quando incominciavi a vedere le persone come ballavano la salsa cubana, quando vedevi come si muovevano nel merengue e insomma tutto quello che poi ne conseguiva, no? Cioè, quindi come seguivano i vari maestri di turno, eccetera eccetera, cioè tu notavi qualcosa di assurdo oppure eri compiaciuto del fatto che le persone stavano incominciando a conoscere il mondo, ad esempio, della salsa cubana e quindi di Cuba? Perché io mi ricordo, perché ho vissuto tanto questo periodo, soprattutto a Pescara, ma ho conosciuto tantissimi cubani piuttosto che venezuelani, e quindi ho avuto modo di vedere tante cose. Sono stata in Venezuela 3 volte e ho ballato lì in discoteca. E quando venivo in Italia a Pescara vedevo una cosa completamente diversa, cioè soprattutto un ballo molto distanziato all'inizio, poi piano piano si è ristretto. Ecco, Onassis, dimmi un po' che l'impressione di tutta questa evoluzione del ballo in Italia. Te dico subito, praticamente io che nel 97, quando sono arrivato, il boom che c'era in quel periodo lì, e io non posso parlare degli anni precedenti perché non c'ero. Certo. So qualcosa perché qualcuno mi aveva detto che praticamente c'hanno ragione qualcuno quando dicono che prima si ballava solo il merengue perché a Pescara non c'erano i cubani, c'erano pochissimi. No, è vero. Questi eravamo locali, solo noi. Locali privati che c'erano i venezuelani. Dopo sono subentrati in locale e queste cose. E questo è quello che so. Però io vedevo molto che si ballava molto il merengue quando sono arrivato nel 97. La salsa era iniziata da pochissimo. Diciamo, stavano imparando. Per me, da ballerino professionista, ti dico sinceramente, è difficile. La salsa non è facile, come la bachata, come la kizomba. No, la kizomba dicono che è facile, ma non è tanto facile perché subentra anche il tango, e quindi è un po'. Però devo dire, la salsa, diciamo che non è facile. Però, sinceramente,
io vedevo qualcuno che già stava un po' più avanti, perché magari si vedeva con i maestri e faceva lezioni private, e praticamente ci stava qualcuno che stava più indietro, però semplicemente perché forse era iniziato in quel periodo lì a ballare un po' più la salsa, la timba cubana, diciamo. Però devo dire che i pescaresse, come vedevo io, i pescaresse intorno, ballavano abbastanza bene, e quindi per me è abbastanza fattibile. Io lo dicevo sempre, guarda, che non ballano male, si divertono, soprattutto se divertivano prima. In quel periodo là c'erano los mariachi, che un locale come los mariachi non ci starà mai. È vero, è vero. Quanti giovedì? Mamma mia. quanti Sheila, quante domeniche, Sheila, quanti giovedì, quanti un locale come lo Mariachi, il Barrito, il Plaza, e con questo dico il Plaza perché lavoravo insieme a Manlio al Plaza, che era capo animazione Manlio, sì. Dopo è anche diventato DJ e roba varia. Però sotto di me c'era anche Rolly Madden. Sì, certo. Rolly Madden è un carissimo amico, quindi ho fatto spettacolo a Cuba con lui. Anzi, Rolly Madden è uscito da Cuba e ha lasciato il posto a me per io subentrare nel gruppo che c'era, che io sono arrivato dopo. Lui è partito e mi ha detto: ti lascio il posto, e io sono entrato e dopo sono arrivato io. Quindi Rolly Madden è un carissimo amico mio, ci sentiamo spesso, è un grandissimo ballerino, fortissimo, e quindi niente da dire di lui. E in quel periodo lì, io mi ricordo benissimo, Barter, Lomito, DJ Pino Latino, tutti gli altri, e se ballava già la salsa abbastanza, però era una salsa, non era una salsa cubana abbastanza avanzata, era una salsa più di Puerto Rico e di Venezuela. Sì, quella nostra, sì, era quella. Era una salsa più, diciamo, romantica. Più sì, sì, sì. Però si ballava anche, diciamo che i pescari si ballavano bene, si trovavano bene. Oggi come oggi non si balla più così. Oggi devono fare vedere che vanno a scuola, si fanno giri diversi. Fanno più giri che una trottola, Madonna. Questo è tutto. È vero. Mi gira la coach. Quando deve essere più, non lo so, romantico. Se ho bevuto più di 4 whisky, con 2 palli di questi sono fuori. Sì. Vabbè. Niente, in quegli anni là, diciamo che non si ballava male, però soprattutto si ballava per divertirsi, non per fare. È vero. Bravissimo, bravissimo, hai dato proprio il punto. E competenza, e c'era molta competenza, adesso c'è tanta competenza a fare una scuola, un'altra, fai ballarini altri. Era della calle. Sì, la concorrenza rovina tutto. Niente, io se stava bene, se ballava bene, soprattutto si divertiva. Eh sì, è vero, è vero. Ti parlo 97-98. Ah, c'era anche il Teatris. Teatris. Grande Teatris. È vero. Mamma mia, la mia prima casa in Italia. Facciamo parlare un po' Maglio, facciamoci raccontare il Plaza. Capo animazione del Plaza. Il Plaza era uno dei locali più grandi e più belli esistito pure in Abruzzo, diciamo. Vai, Maglio, facci sogno, facci ricordare quel bel periodo. Beh, il Plaza ha fatto la storia come tanti altri locali, ma la storia perché è un locale che, appunto, Plaza perché a livello architettonico evocava una piazza. Il proprietario, il signor Pedicone, che ci ha dato la possibilità di lavorare in una delle discoteche più moderne tuttora, una discoteca bellissima, funzionale, con 3 piste, con una terrazza, dove noi ogni venerdì facevamo la media di 1500-1600 persone. Eravamo un punto di riferimento. E la cosa bella è che ci dava la possibilità anche di far venire degli ospiti internazionali, quindi tutti, diciamo, i più grandi ballerini o corpi di ballo dell'epoca sono passati per il Plaza, ed è stata la culla di noi più vecchi, diciamo, del settore.
era la serata più divertente, iniziava con una musica romantica, io all'epoca spiegavo i primi passi di salsa venezuelana o di cumbia o di merengue, raccontando delle barzellette con varie parrucche, c'era molto entusiasmo. La cosa bella dell'epoca è, come diceva Onassis, che ci si andava a ballare per divertirsi e non per conquistare la donna o la donna per conquistare l'uomo, e c'era poco esibizionismo, e c'era molto entusiasmo, c'era questa curiosità verso l'allegria data dalla musica e dal popolo latinoamericano, c'era molta più qualità, diciamo, anche nell'animazione, c'erano professionisti, vedi Onassis, c'erano ballerine e ballerini, diciamo, ricercati, cosa che si è persa un po' nel tempo perché è andato tutto a scemare a livello economico, c'è stata un'improvvisazione purtroppo degradante, nel senso che chi fa 3 mesi di scuola di ballo diventa insegnante, chi ballicchia diventa animatore perché le prime volte lavora gratis, poi prende poco. Per carità, ci sono ragazzi molto validi, ma purtroppo, diciamo, ci si diverte molto meno. Adesso è diventato più consumer, più business. Prima c'era più passione, c'era più divertimento e c'erano dei sani principi che, diciamo, un ballo di coppia serviva a socializzare, a conquistare, a divertirsi, e c'era questo incantesimo del mondo latino che donava allegria. Adesso si è diventati un pochino più tecnici. Io sono anche un insegnante e devo dire che sono cambiati i gusti, diciamo, ho iniziato con il merengue, adesso vogliono quel tipo di salsa e quella nicchia di salsa, e anche come DJ dobbiamo purtroppo essere diciamo, più attenti al tipo di pubblico che abbiamo. Ogni area geografica, ogni locale ha un pubblico che gradisce un tipo di musica, c'è chi gradisce più bachata e non vuole il merengue, chi gradisce più la salsa cubana, oppure la serata dove c'è gente magari che balla un pochino più tranquilla, quindi musica, diciamo, salsa classica, salsa romantica. E quindi adesso purtroppo non c'è più, non c'è più, c'è meno di ballare, ma la ricerca di qualcosa di specifico, sì, di quello che magari aggrada di più, però chiaramente si creano poi delle nicchie, per cui non ci sono più, anche per motivi economici dovuti poi alla crisi, che dopo gli anni 2000 diciamo i numeri si sono ridotti, sia per la maggiore offerta, quindi sono diventati più locali, più serate. Prima eravamo meno locali, e quindi anche se c'era meno gente, perché comunque c'è stato un ricambio, diciamo, che gente che veniva a ballare all'epoca, io ho iniziato nel 93-94, e poi magari si è sposata, ha fatto i figli, quindi per un periodo ha creato famiglia, per un periodo non è venuta più a ballare, adesso i miei figli sono cresciuti, sono tornati a ballare. Però c'era un entusiasmo che si è perso, secondo me, anche nelle serate anni 70-80. Cioè, io penso che anche a livello di discoteca attualmente, ho visto che diciamo, è frequentata la discoteca maggiormente dai giovanissimi. Sì, il concetto di discoteca, esatto, è un po' cambiato. Anche una bella serata con gente matura, con musica 70-80, che a me piace tantissimo, però diciamo, adesso è difficile ricrearla, anche perché, diciamo, quelli che vivevano la musica 70-80 adesso hanno una sessantina d'anni e magari non escono più come prima, ma escono una volta al mese, magari certo. Mario, io esco tutte le sere. Ecco, appunto, specifichiamo. No, io voglio fare un piccolo intervento. Prima ho fatto una piccola domanda e voglio appunto ricongiungermi a quello che ha detto Mario. Mario, io vedo che veramente il latinoamericano, quando ci sono discoteche che organizzano eventi, sono veramente strapieni e si fa fatica a veramente a trovare posto per andare a ballare. Di là quest'anno che è stato il Covid, io vado al mare in un locale che si chiama Medusa, lui fa 2 serate il martedì e mi sembra la domenica, cioè è lui dalle 6 del pomeriggio inizia a preparare, perché c'è veramente centinaia di migliaia di persone. La domanda che volevo fare e che ho fatto prima, e giustamente Giovanni mi ha detto che aveva fatto un'altra, è: perché io che ho 57 anni, anche se non si vede, ma ne ho 56. Forever young, perché io devo andare a ballare latino e abbandonare la mia disco anni 80 del mio amico Paolo Sala, che rimane sempre il mio DJ preferito?
ex amico. Chi risponde? Che senso? Scusami. Allora, volevo dire che circa la serata del Medusa è una serata, diciamo, latina commerciale, non è una serata latino tecnica. Nel senso mi dai la differenza, che non la so? Sì, adesso praticamente, secondo la mia modesta opinione, poi sentiamo anche gli altri colleghi DJ, allora, diciamo, la musica commerciale segue un filone reggaeton, cioè dalla Gasolina, che è stato forse uno dei primi pezzi di reggaeton dell'ultimo, diciamo, della nuova generazione di musica latina, cioè diciamo del reggaeton, il primo vero successo è stato la Gasolina. Da lì c'è stata un'escalation, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, oramai anche cantanti italiani cantano reggaeton, anche con collaborazione con artisti latini. E per i giovani, diciamo, sono il riempipista delle serate latineggianti discoteca. Cioè, nel senso, la serata discoteca oramai ha un 50% di musica reggaeton. Poi chiaramente ci sono delle serate specifiche come quelle delle Medusa, dove ci sono i Latin Power. Maglio, aspetta, Medusa, lui dice no, Pescara, non San Benedetto però. Io pensavo Medusa San Benedetto, chiedo scusa. Bravo, Walter, che ti sei dato. No, perché ma io adesso ho detto Medusa per dirlo locale, ma non era tanto importante il locale, quanto era importante, anche se tu adesso hai aperto un scenario diverso che è quello del reggaeton, era importante capire come mai le persone ultimamente hanno un po' abbandonato la musica di Paolo Sala per sposare la musica, eccolo, banana, per sposare la musica latinoamericana. Scusa, Clinco, tutta la cena. Prego, prego, Maria Rita. Chi l'ha detto che hanno abbandonato? Ci sono tendenze e tendenze, serate e serate, scusa. Sì, però le serate latino sono strapiene di persone. Sì, è vero. Mentre quelle anni 80, un pochino meno. Paolo Sala, rispondi. Oddio, è la moda del momento. Fino al pre-Covid, il venerdì, Clinco, lavoravamo bene al Magica con la serata 80. No, per carità, io non sto facendo, io sto proprio dicendo come mai questa musica, che non è la nostra musica, perché diciamo la verità, non è la musica nostra, come Halloween non è una festa italiana, come mai gli italiani si sono così appassionati al punto tale da che ogni locale che fa musica latino è quasi sempre esaurito. Io parlo del Momà il venerdì, del Nettuno il sabato, c'è tantissima gente che balla latinoamericano. Allora la mia domanda a loro è: anni 80 non si poteva inciuciare col latino, ci si appiccica, e quindi hanno capito. Vedi, mi hai dato una risposta. Ci sono le scuole anche di ballo. Interessante. Anche interessante. Ballo. Ragioni, bravo Mario. Le coppie vanno a scuola di ballo, dove comunque è un ballo facile, a seconda poi della passione che si ha, di quanto tempo si vuole investire. Una coppia media vede l'amico che va a scuola di ballo e dice: vado a provare. Magari il 90% segue tutto il corso, il 10% o il 15% molla durante la stagione per vari motivi. E quindi quello è, diciamo, l'approccio di un italiano medio, nel senso che vuole provare questa realtà. C'è chi va a fare tango, chi va a ballare il liscio, gli standard, e chi prova la musica latina, perché comunque è orecchiabile e allegra, la ballano gli amici, vengono a scuola di ballo, e quello forma il serbatoio di persone che magari prima ascoltava e ballava la musica 70-80. Tant'è che dove ci sono due sale, se noi riusciamo a fare, quando le serate hanno un pubblico adulto, a volte abbiamo fatto una sala di musica latina e l'altra di musica revival. Mario, quindi l'appiccicaticcio quanto porta tanto. Questa cosa che mi piace molto, questo. Poi c'è da dire un'altra cosa, che basta accendere la radio o la televisione oggi e si sente musica pirata. Quindi abbiamo una grande mano da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, e oggi spingono molto la musica latina. Delle produzioni discografiche, pure quelle commerciali, tutte sono state fatte negli ultimi anni con base latina.
quindi con sotto, diciamo. Tutte le canzoni, italiane dei grandi successi che comunque i giovani cantano, poi calcola che io lavorando in tutti e due i settori, sia discoteca sia sia latinoamericano, chi balla latinoamericano e vuole divertirsi viene anche nelle serate commerciali. Chi lo fa nel latinoamericano prettamente agonistico c'ha un po' la puzzetta sotto al naso, però alla fine io vedo le due, insomma, le due sponde, perché lavorando in tutti e due i settori, quando io faccio la serata latinoamericana vengono anche tante persone che non sono vicine al latinoamericano, perché come hai detto tu prima, la musica latina ti dà proprio allegria, è proprio un sentire di allegria. E allora una serata te la passi anche con gli amici e viceversa, perché quando faccio le serate commerciali vengono tanti di quelli che ballano caraibico latinoamericano con gli amici che ballano commerciale. Quindi per me questa distinzione alla fine è un divertirsi insieme, se lo prendi come un divertimento. Poi torniamo invece al discorso di Onassis, se la prendi troppo come una cosa tecnica non ti diverti, se ne va il divertimento. È da dire. Se ne va il divertimento. Il ballo tecnico a Pescara c'era negli inizi del 2000, perché a oggi sicuro non c'è il ballo tecnico a Pescara. Forse c'era, prima si studiava molto di più. Mi avete aperto un mondo. No, lui. Prima o poi ti porteremo a ballare, Clinico. Invitatelo. Sì. Prima o poi ce lo porteremo a ballare con Sheila. Ha vinto l'appiccicamento, l'appiccicamento. Infatti, a lui quello gli interessava, capito? Guarda, Roberto, se c'è qualcuno in chat che vuole appiccicarsi con Riccardo. Aspetta un attimo. Io ho un'idea. Riccardo, dimmi. Ho un'idea. Possiamo trattare con dei discografici e tirar fuori un 80 ton. Guarda che lui c'ha un cartone. Allora, Corantucci. Come molti di noi, lui c'ha il cugino, ora cominciamo col cugino. Il cugino di Riccardo Clinco è produttore di Denarov, tu non lo sai. Scusate, parliamo con gli amici, buon Fabio Clemente dei Takashi e Chedra, facciamogli fare un bel I Like Chopin versione reggaeton. Così. Sì, no, Riccardo ha abbandonato la chat. No, aspetta. Riccardo, proviamo chi ti invita a ballare a parte Melinda e Sheila, che vediamo se ci accompagna una sera, ci consiglia il posto giusto per appiccicarti da qualche parte. Assolutamente no, ma l'andiamo anche a sentire. Te lo dico io. Allora, io volevo salutare la chat, quella parte che vedo io, perché tutti gli altri hanno condiviso, magari sono anche altre persone. C'è Manuela Zanca, Simone Buzzi, Ciro Albanese, mi pare che l'abbiate già salutato, vero? Sì. Sanda, Benedetta Sanda Donna, Antonio Di Marzio. Che sono io. Dove sei? Ah sì, ok, sono andato dopo. Roberto Cabrini, pardonnemoi, Giulio Bene. Giulio è un altro DJ che a me piace. Luca Di Profio, un po' di associazioni. Riccardo, tu con chi vorresti andare a ballare? Io ti ringrazio per la domanda e colgo l'occasione un po' per salutare tutti gli ospiti che abbiamo qua in studio. C'è la Paola! Io con la Paola, dov'è la Paola? Eccola. Al bar, Paola. Ricky, balla con me. Allora, io ho un ricordo bellissimo. Stiamo parlando dello Smariacis. Stiamo parlando di Sheila, insieme ad altri stupendi personaggi, era sul palco e stavano facendo il delirio. Ma poi a un certo punto iniziava questa canzone che io poi mi sono portata un po' in giro per il mondo con il mio piano bar, e cantavo solo ed esclusivamente questa canzone perché altro non sapevo all'epoca, ed è "Te regalo una rosa". Ai, che bella, bellissima. Ed è di una bellezza fantastica. Poi c'era Yolanda, che era proprio cubana,
giusto, Nassis? Sì. Che è. Sì, sì. Sì, 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 sì. E quindi Paolo, io sono Milanese. Cresciuta, Paolo, sono cresciuta con queste canzoni meravigliose che poi in realtà non c'era, entrava niente con la salsa o cosa, ma Te regalo una rosa era tipo... È un poema sì, cantato per Wendy. Cioè era una baciata. Sorta di baciata? Sì. Bolero. Bolero baciata. Un bolero, bolero la via di mezzo, non è proprio bolero, bolero sì, sì, sì. Puro. Però okay. È baciata. Sì, sì, sì. Baciata rosa si chiama. No, baciata rosa, esatto. E mi ricordo appunto che c'era un'atmosfera, cioè me la ricordo veramente ancora adesso. Scusa, ci fai il ritornello, Sheila, per favore, ci fai il ritornello. Ti prego. C'ho la vicina che mi rompe los cones. Ti regalo una rosa, te encontré en el camino, no sé si estaba desnudo, agua. O tiene un solo vestido, no lo sé, si la riega el verano o te embriaga de olvido, si alguna vez fue amado o tiene amor escondido. No, arriba la policía, qua. Buonasera, sono l'amministratore del condominio. Celera rosa che me da regalo. Regalo a che ve un universo di agua minerale che arriva la polizia e me vado. E me ne vado. E llegó. La prossima volta dobbiamo fare l'orario matinee, ragazzi. Sì, sì, allora sì. Sei solo tu. Tranne Giovanni D'Addario lavoriamo, cioè noi, tranne lui, lavoriamo tutti. Mi dispiace. Allora l'unico che può fare le mattine sono io e Onas. No, anche Giovanni lavora te. No, pure io lo posso fare. Anche tu. Facciamo tutto questa parte. Invece io ho una proposta migliore. Quando finisce questo periodo ci vediamo tutti in un locale e festeggiamo. Questa perché è la cosa più ricco di famiglia. Come? Bravo, belle parole, Ricky. Beh, io sono ricco di famiglia, vero? Sanno guarda, tutti. Io proporrei i primi di marzo che è il compleanno di Giovanni e quindi possiamo approfittarne. Ci siamo. Il salone della sua RSA, Clinco, andiamo a ballare lì. Non è un RSA, non è un problema. Dove sei? No. In quale RSA ti hanno ospitato? Quello. Ne ho due o tre che mi stanno... corteggiando. Io volevo sentire un po', però... E prendo un po' io la palla, Valterino di Giovanni, perché lui come me, che è giovane, dimmi. Tu sei uno, Valter, che hai fatto la storia, raccontami un po' tu questo latinoamericano, che è questo mondo molto affascinante, che cosa ti ha travolto in particolare. Sì, mi ha travolto e mi ha dato anche un'occasione di lavoro, soprattutto per me è stato quello. E niente, per me è stata da ballerino scadente, sono diventato praticamente DJ, perché comunque venivo anche dalla musica commerciale 70-80, è stata praticamente, ho soltanto cambiato genere musicale. Per me è stata comunque un'occasione di lavoro, perché comunque con il latino lavoravo 3-4, 5 sere a settimana, e è andato avanti così fino per un bel po' di tempo. È insomma. Falso, lavorava 7 sere su 7. Anzi, qualche volta sì. È vero. Volta sì. Onassis segna, controlla. Onassis controlla. Ma 6 su 7 faceva sicuro. Scusate un attimo, la frase era questa: quando andavi in una serata, aprivi la porta, da lontano vedevi Walter e dicevi: ancora qua, stai pure tu, sei qua stasera. La frase era, lui era, non era 7 su 7, era 8 su 7. Anche il pomeriggio. Anche la faceva le doppie praticamente. Comunque qua, l'unico che c'ha la faccia del latinoamericano è Onassis. E l'unico che c'ha la faccia del latinoamericano è lui. Beh, Sheila pure. Anche Sheila. Il resto siete tutte sole qua. Sheila e Milo, due cuori di chi è Sheila? Sheila. Comunque, Sheila. Comunque per me, io la vedo, sai cosa vedo nel latinoamericano? Clinco, tu lo sai, una volta nelle serate si mettevano anche i lenti, quindi la gente aveva modo comunque di avvicinarsi, di farsi un ballo di coppia, giusto? O mi sbaglio? Pure io andavo solo per questo.
Io penso che con Latino un po' si è ripresa quella tipologia di ballo. Io credo questo, perché comunque è un modo per conoscersi, un modo per continuare quello che si fa a scuola di ballo. È un motivo comunque per conoscere la gente. Secondo me tanta gente va a ballare per acchiappare, poi il ballo è... Hai dato una bella definizione. Certifico. La gente va a ballare per acchiappare. Io verrò adesso a ballare appena su poi. E quello che avevo detto io, Brinco, è... Brinca, fatti i fatti tuoi. E comunque Walter metteva anche la musica dance, non rinnegare il passato. Io e Walter facevamo le prime scene spettacolo nel 1997 a Leningway, dove Walter faceva latinoamericano e discoteca. Vedi come lo so, il mio bambino? Walter faceva impazzire tutte le donne. Ma che stai a dire? E ti dico una cosa. Il primo reggaeton, secondo me, non è stato la gasolina. Ora un assi si può aiutare, ma è stato Muevelo. Muevelo. Onassis, ti ricordi che era il sergente Garcia? Chi era Muevelo? Il generale è nato prima della gasolina ed era un reggaeton. Sì, ma è meno famoso, diciamo no, per era il pubblico commerciale con la gasolina. È quello? Metti la gasolina, la gasolina, oppure la gasolina, la gasolina. Non lo so, pure io non c'entro niente con la latinoamericana. C'era un merengue delle Cheralle che fece furore in quei tempi, eh. Te lo ricordi, Robby? Che cosa? Il Cheralle, aveva anche un merengue famosissimo che andava alla grande, aveva questo Walter. Non me lo ricordo. No, quello è da censurare. Quello era dopo, quello era negli anni 2000, quello Cuana Cuala. Bella bella banana. La banana, sì. Però bella. Piccola metafora. Me la pela tua ermana. All'epoca c'era Menealo. Di fra il merengue menealo. Un pochino menealo. Io vorrei approfittare del momento di pausa per farvi un'altra domanda tecnica da DJ che sono anch'io da 40 anni. Che succede dall'avvento dei latinoamericani, d'accordo? I ragazzi, soprattutto quelli più piccoli, in particolare le feste di 18 anni o comunque le feste intorno a quell'età, non ballano più come prima. Cioè, per farli ballare devi mettere solo quei 4-5 pezzi di cui conoscono la coreografia, conoscono i passi, e se proponi un brano, diciamo, nuovo, oppure un brano commerciale, anche un brano house conosciuto, non se ne parla, non lo ballano proprio, cioè non vanno in pista, vogliono per forza ballare musiche di cui conoscono i passi. Perché? Perché avete causato questo? Questa domanda la voglio fare prima a Mario, poi a Onassis. Per favore, poi a Robby lo devi fare. Farla al Robby. Poi anche a Robby, poi siete allora, esperti. Io allora, dopo. Nasco prima come animatore e poi come DJ, diciamo, per esigenza, e poi mi sono appassionato. E andava di moda il Meneito e la Macarena. Meneito, la Macarena, poi è arrivato 95. E poi ogni canzone era coreografata come tuttora, quindi è diventata come bomba, che poi ha avuto quel successo. Diciamo, l'escalation è stato questo: col Meneito, la Macarena, eccolo, questi balli di gruppo. Non ce l'ho. Purtroppo è così. Macarena. Ma perché ragazzi ora non ballano, cioè non allora, in pista se non conoscono i passi? Te lo dico io, chi è che comanda, la donna o l'uomo al mondo? Chi è che comanda? Le donne vanno pazze per la musica latinoamericana. Quando a un compleanno metti balli di gruppo,
120 invitati, le 99 donne vanno a ballare. L'uomo dice: che devo fare adesso? ti vado o non ci vado? E allora vedi quelli che si vergognano che scappano fuori. E quindi è normale che il latinoamericano, con inteso come balli di gruppo, alle donne è sempre piaciuto. Loro sono in maggioranza e sono quelle che si divertono, si buttano in pista, e giustamente c'è questa cosa. Poi, Robby, però la domanda era un'altra, Robby. Io ho chiesto. Scusa Giovanni, vai, scusa, vai, un attimo. Deve andare via DJ Veneno, voleva salutarci. Vai. Scusate, non vi volevo intromettere così, ecco, mentre parlavate. Giovanni c'è una mi devo andare presto, quindi niente, mi devo abbandonare. Mi dispiace, spero che la prossima volta ci sia un'altra occasione. Sono stato benissimo. Ciao, a tutti quanti. Ciao, grazie. Ciao a tutti, ciao, buon seguimento, buonanotte. Ciao Marco, ciao Marco. Comunque noi abbiamo un video bellissimo adesso che dovremmo condividere, perché comunque tra un po' ci dobbiamo salutare. Quindi sì, come al solito. Quando è che vogliamo ascoltare questa performance? Io lo posso mandare subito se volete. Vai, così almeno ci riprendiamo un attimino. Vai. Faccio partire così. Yes! Ma in questo video che continua a girare, perché le immagini ci piacciono, dove eravate e quando? Onassis. Praticamente questo è stato anni fa a San Salvo, in piazza, a San Salvo, vicino al mare, diciamo, una piazza che organizzano loro. Conosco. Ferragosto. Due anni fa a San Salvo. Praticamente questo... Per agosto sono già quasi 3-4 anni che lo facciamo, e praticamente questo è stato 2 anni fa. C'erano anche le ballerine nostre di qua di Pescara, e poi sono saliti a ballare, erano 2-3 ragazzi che facevano scuola di ballo da lì del posto, penso che stavamo a San Salvo in piazza, e quindi una bellissima serata. E lì eravate a un passo dal mare, conosco quella piazza. Sì. Posto bellissimo per fare festa, tra l'altro. Lì ci vanno tante persone, si vede più o meno, ci stanno quasi 2000 persone, quindi sì, infatti. Una bella piazza, insomma. Quelle cose ci mancano un bel po'. Sì, sì. E tanto. Noi ci divertiamo, suoniamo, ci divertiamo. Questo è un pezzo nostro, si chiama Ora So Io, e quindi niente, praticamente bella serata. Mi piacerebbe vedervi dal vivo, incontrarvi dal vivo, sentirvi, ascoltare, far ballare Giovanni e Clinco, che non ballano mai. Speriamo, appena si apre tutto, mandiamo l'invito, e magari a noi. Facciamo un after.
Onassis, ma perché i ragazzi, non conoscendo i passi, non ballano più? Prima noi ci lanciavamo in pista, qualsiasi cosa ci usciva dalle nostre membra. Ora i ragazzi che non sanno il passo preciso non si lanciano più in pista. L'ha spiegato prima, vai Onassis. Perché praticamente io penso, come la penso io penso che prima, una volta, e succede anche al mio paese, succede anche a Cuba, oggi come oggi tutti quanti, sia i nonni, nonna, cugine, fratelli piccoli, grandi, ballano il reggaeton, perché è una musica molto ascoltabile, orecchiabile, e poi è una musica che si può ballare facilmente. La salsa, come ho detto prima, non è molto facile. Quindi devi andare a scuola per ballare la salsa in coppia. Se non vai a scuola, te puoi divertire, sì. Però, ovviamente, devi ballare da solo, te diverti. Una volta uno entrava in pista negli anni che dicevate voi, con questa musica anni 70, anni 80, uno si butta in pista e fa una mossa, pa, e già balla. Invece la ma è salsa... normale, bravo. È cambiata anche la generazione, comunque. È cambiato anche la generazione, oggi come oggi a Cuba per esempio è cambiata la generazione pure musicalmente. A Cuba per esempio si usava tanto, si sentiva soltanto salsa e bolero e queste cose. Oggi come oggi si sente tanto il reggaeton, perché purtroppo la generazione cambia, la vita va avanti. Ma la differenza sta che a Cuba ci si diverte ancora. Qui non ci si diverte più. Tu sei Marzullo stasera. Ah, hai visto? Quindi che succede? Che quando le persone vedono che se balla in coppia, prendono un po' più di paura e dicono come si fa, perché veramente è un ballo che va studiato, è un ballo che va seguito, non è un ballo da fare perché mi metto in pista e ballo. Si può anche fare, però non viene bene. E quindi in questo caso la gente dice no, io non posso ballare salsa perché io non la so ballare, quindi non mi posso mettere in mezzo alla pista a fare qualunque cosa. Lo potreste fare perché ognuno può fare quello che vuole, però non è così. Della tradizione, e la tradizione la salsa, dove nasce la salsa, il son, si è ballato sempre in coppia. Ma Cina, i ragazzi tendono a ballare anche il reggaeton normale, vogliono mettere il passo preciso, vogliono la coreografia che hanno visto su YouTube, che non la conoscono, non lo ballano. Tanti ragazzi pensano anche a fare il fantacalcio la sera durante una festa invece di ragazzi fare... vi saluto un grande bacio. Linda, ragazzi, vi amo, adoro, perché qua mi amo, grazie. È arrivata la lettera del condominio. Io ragazzi purtroppo posso parlare tranquillamente, è pazzesco. Aspetta un assist, salutiamo Sheila. Sì. Sheila, l'hanno arrestata. Ciao Sheila. Veniamo tutti sotto casa tua adesso. Con le pentole. Esatto. Resta il più che posso qua, però zitta. Ok, non parla, va bene. Vai Onassis. Ciao! Lo sentivo. Praticamente siamo messi male. Ora ragazzi, stiamo parlando tutti piano, parliamo normale. Io sto in campagna, quindi se volete vedere io sto in mezzo alla strada, figurati tu. Tu stai a Cuba, Paolo, è il bar stasera, Paolo? Apriamo. Volevo dire, io posso parlare alto perché io sto vicino a Mallion. Dove? Io sto vicino a te, sto vicino a Teramo, la casa in campagna di famiglia. Ma dai. Prondarola. Dai. Sì. Vicino dove sono io. Io il fine settimana veniamo qui, la passiamo qua, perché a Pescara purtroppo io sto quasi in centro, a Pescara non è un po' invivibile, e io che sono abituato a sentire musica e a fare altro, quindi un po' ma fai più rumore a sentire musica o a fare altro? Ma oddio, diciamo che se faccio tutto il... No, appena abbiamo finito due crostate. Davvero. Ma scusate, dalla chat leggo una cosa. Chi è che mi sa dire cosa significa? Sana che sana, culito de rana. Un saluto a todos.
È un modo di dire in spagnolo che dice Sara Sara colito de rana, è un modo di dire in spagnolo. E che significa? Salutare o per stare a bere tutti, una cosa del genere. Ah, adesso, sì? Non lo so. Non lo sapevo. No. E quindi è un po' una cosa così, diciamo. Un modo di dire. Okay. E diciamo prima, quindi diciamo prima che praticamente per parlare al reggaeton, come diceva contigo, me ricordo Giovanni. Giovanni, praticamente il reggaeton uno lo balla muovendosi, se fa in diverse posizioni, in diversi modi, e è molto più facile da ballare. Per quello i ragazzi oggi come oggi si imputtano, perché una volta era strano vedere un ragazzo che si metteva in mezzo alla pista e muoveva il corpo asimmetrico, e quindi faceva vedere il bacino, faceva vedere il movimento corporale. Quindi oggi come oggi il reggaeton è anche questo, fa vedere molto il corpo, fa vedere molto il movimento. Quindi il ragazzo... muovi un attimo il telefono, perché ti vediamo solo la bocca, non vediamo la faccia. Vado indietro. Ecco, vai un po' indietro. Oh. Ok. Beh, quel bel faccione lì non lo vediamo. Questo bello faccione. Bel faccione, bello rotondo. Appena finito una polenta con i funghi. Ma si vede, eh? Non... Polenton. Onassis, sì, io condivido quello che dici tu, però in particolare vorrei dire anche un altro aspetto. Io credo che le generazioni moderne, quelle di oggi, le classiche millennials, tengono molto di più all'apparenza e poco alla sostanza rispetto alle generazioni nostre. Noi cercavamo di divertirci davvero con il cuore, cercavamo un amore in discoteca. Ora invece vedo che loro vogliono semplicemente apparire, sembrare perfetti, e poi non lo sono, e per questo vanno anche un po' in depressione, perché nessuno è perfetto. Quindi vogliono esibirsi nei locali, non vogliono più ballare, socializzare, stare in compagnia, creare amicizie. No, loro si vogliono esibire, vogliono far vedere il vestito di marca, il cellulare. Vabbè, mo che stiamo a fare il processo. Basta. Il processo del venerdì. Ne avevamo parlato anche prima di questa cosa. Io sto andando un po' sul sociologico. Sì, ma Giovanni Biscardi da Dario. Sì. Non c'entrano i balli di gruppo, comunque... per l'amore di Dio. Anzi, i balli di gruppo ci hanno salvato un po', guarda, te hanno dico. Riportato hanno riportato un po' di allegria nelle discoteche. Scusate, volevo fare una riflessione. Vai. Quando le persone come Giovanni iniziano a dire i miei tempi erano migliori di quelli attuali, è il primo sintomo di vecchiaia. Sì, ma infatti non ho capito perché avete invitato a me Walter in questa chat. Cioè, io e Walter siamo di un'altra generazione, siamo i 2000, noi siamo i nuovi millennium. Sì, anche fiorellini appena sbocciati. Ma Pirata, ma tu c'eri quella sera a mangiare... Dove? Con Giovanni? No. Scusa. Non è venuto. Non è venuto. La prossima vieni, Pirata, la prossima di venire. Va bene, ci sarò. Ovviamente l'invito è esteso a tutti quelli che ci stanno ascoltando e quelli che paga Walter. Chissà quando si potrà fare. Conteremo un panino fuori. Chiusa, È un anno che deve pagare Giovanni. In base a questo volevo dare la parola ai DJ, che praticamente loro lo vedono più di me. Quando mettono un pezzo e mettono un altro, se mettono un pezzo di salsa vedi la disposizione delle persone che parlano, e dopo quando mettono un pezzo di reggaeton. Sheila è morta o è a dormire? No, è dovuto silenziare. Il telefono acceso. No, ci sta seguendo. E tutto questo è dovuto a questa cosa. Quindi... ditegli di non fare l'amore, per favore, che siamo. Siamo ancora in fascia protetta. No, sono 23:31. Comunque, volevo rispondere velocemente a Rasino, a dire che siccome in questo periodo che non lavorate, perché purtroppo le discoteche sono chiuse, noi vi volevamo come badanti, io e Clinco. Quindi avevamo come? Badanti. Badanti. Noi siamo vecchi, abbiamo bisogno dei badanti. Sì.
Walter già ci sta pensando a me. Infatti. Diglielo, Walter. Hai aperto sì, il bar. È vero, Paolo. Buona l'hai fatta stasera. Ho aperto il bar, sì, anche perché finalmente facciamo la bevutina. Quello è un bello sfondo. Era ora. Quello è un bello sfondo, quello mi piace. Sfondo di una crema al whisky, Paolo, senza ghiaccio. Quello è uno sfondo meraviglioso. Un fondale, un bel fondale. Lui imbroglia, non offre mai. Io mi bevo una passerina. Guarda, e ho finito. Pirata, di qualcosa, pirata, di qualcosa. Che cosa devo dire, Onassis? Hai detto tutto tu. Perché no, sì, tutto io. Perché oggi se balla più reggaeton che salsa, di qualcosa. L'ho detto, è tutto l'insieme. No. Il reggaeton no, si sente ovunque oggi. Pirata, non può dire nulla, se no non lo fanno lavorare più. Bravo. Se no non lo chiamano più da nessuna parte. Onassis, lui non può dire veramente quello che pensa, perché se no non lavorerà più. Comunque ci sta da dire una cosa, che praticamente noi che facciamo musica latina, il reggaeton non lo facciamo mai praticamente. Chi fa reggaeton e chi fa la discoteca, chi dice di musica commerciale. Bravo, bravo. Così, cioè, ci hanno preso, cioè, si sono riciclati a fare il reggaeton. Sì, e poi si lamentano pure, gli dicono male al reggaeton, però poi le loro serate mettono solo reggaeton. Aspetta, perché se non fanno reggaeton non lavorano. Mettono reggaeton e un parolone, perché certo, il reggaeton non è quello che si sente nelle serate. Infatti, reggaeton. No, scusate, ma come mai il reggaeton è così criticato eppure piace tanto? Perché sta sulla cresta dell'onda oggi. Certo. E tutto ciò che sta sulla cresta dell'onda viene criticato. E anche perché viene criticato, anche perché è una musica fatta al computer e non è molto facile da fare. E quello a me non mi esce mai, perché è molto facile da fare, quindi non mi esce. praticamente parlandoci un po', se intanto sono le 11 qualcosa, a un po' le sta un po' sulle palle ai musicisti che hanno studiato anni e anni un strumento, o hanno studiato voce, o hanno studiato qualunque cosa. Quando un musicista studia anni e anni e dopo viene a sentire una canzone tipo reggaeton, che sta fatta a un computer e non è registrata in uno studio con gli strumenti veri, allora lì è da incazzarsi come una bestia, perché come dice, io ho studiato una vita. Giovanni, prima alla domanda che aveva detto perché uno dovrebbe avvicinarsi al mondo latino. Io mi sono avvicinato al mondo latino perché quello che hai detto tu adesso, perché la salsa è fatta da musicisti in casa, da musicisti, anche quello bravo, la baciata quella bella fatta da musicisti, come hai detto tu, avvicinato a un genere dove viene suonato, quindi viene suonato da una band, quindi è una roba che tu quando balli una canzone suonata da una band, è tutta un'altra cosa, giusto Onassis? Cioè sai tutti gli strumenti che ti entrano dentro. Troppi! Ma perché, scusa, nelle serate avete la band? No. No, ma una salsa non è fatta al computer. No. Però c'è da dire una cosa che... Un attimino una cosa. Onassis... Tu ricordi i primi anni qui, parlo sempre dell'Abruzzo comunque, cioè a parte vabbè c'erano sicuramente dei DJ, ma io mi ricordo che arrivavano dei gruppi, ma anche di 6, 7, 8 elementi e poi arrivavano proprio a fare grandi concerti con la hall tutta quanta per ballare direttamente da Cuba e da Venezuela nei locali, band. Perché il latino è suonato dal vivo. A conferma di quello che dici, io che vengo da Milano, a Milano c'è un locale dove c'è la band, cioè tipo suonano e la gente balla. Ti sono persi purtroppo col passare del tempo i due festival Fiesta a Roma, bravo, che non si fa più, e latinoamericano a Milano. Erano i due festival italiani dove c'era dal vivo il top del top.
top. Purtroppo, purtroppo la musica dal vivo, e Onassis lo sa, è la musica dal vivo latinoamericana non è più con quella di prima, non è seguita più come prima, e quindi si sono andati a perdere i due festival dove io a Fiesta non vedevo l'ora che arrivava per andare a conoscere e vedere sul palco i migliori artisti mondiali. Parliamo anche di quelli che non ci sono più, Ma si fa tutt'oggi questo, eh? Sì, però non è a livelli, non è a livelli di prima. È cambiato, il commercio. No. È che prima chiamare un gruppo costava due soldi, oggi chiamare un gruppo non avete idea di quanti soldi ci vogliono. Sì, ma infatti il problema, i problemi possono essere tanti, è solo un cambiamento. Però comunque anche oggi ci sono eventi che nonostante il costo elevato di questi gruppi propongono comunque due, tre, quattro gruppi dal vivo di fama mondiale. Questi è il Salsitaly che negli ultimi anni propone diversi gruppi di una certa importanza, cioè i più importanti. Sono più di quattro DJ, ovviamente non sono, non è come le Capanelle, che le Capanelle ce l'avevano a disposizione di soldi, chiamavano ogni giorno, ci stava un gruppo diverso, quindi Oscar de León, los Bam Bam, la Charanga, veniva de Puerto Rico Marc Anthony Oscar de León, perché la disposizione di soldi era tanta. Oggi come oggi se fa anche, però ovviamente si fa con un gruppo. Il Salsitaly è uno degli eventi, secondo me, il più grande che si sta facendo adesso. Ci sono si stanno DJ Los Timberos, vabbè, comunque DJ Pirata lo può dire, praticamente ci sono tantissimi DJ più il gruppo dal vivo direttamente da dove vengono. Sì, sì. Io mi riferivo anche alla continuità, perché Fiesta non è che era un evento, Fiesta era tutta l'estate, attenzione. Cioè, anche a Monte Silvano si faceva il Festival Latino. Sì, Fiesta fu il primo, con un villaggio proprio con anche, diciamo, ristoranti tipici delle varie nazioni, quindi era proprio un villaggio Fiesta, appunto perché evocava, c'erano diverse piste, c'era la parte concerti, c'era la parte animazione con i fratelli Ramos, insomma era una struttura che si reggeva con la gente latinoamericana e con il contorno che andava, perché c'era questo villaggio dove c'era la ristorazione messicana, cubana, brasiliana, Santo Domingo, dove si reggeva a livello monetario, perché si pagava l'ingresso. Persone disponibili costa poco, ragazzi, quindi... Cosa? No. Scusate, io devo purtroppo, ho la batteria all'1%, non l'ho caricato completamente prima il telefono e mi sento in imbarazzo, ma tra un pochino si spegnerà il telefono. Guarda Mario, visto che stiamo partendo con i saluti... È il primo a salutare. Vabbè, vai tranquillo. Allora, io vi ringrazio, è stato un onore nonché un piacere, e niente, ho rivisto degli amici che non vedevo da tanto tempo e speriamo di incontrarci di persona. Grazie. Ciao Mario. Grazie anche per i Teletubbies. Ti riporto il messaggio di Sheila, che è dovuta andare via. Ha detto che è stata veramente molto molto felice di aver rivisto tutti quanti voi, intendo gli ospiti di questa sera, quindi mi mando un grande bacione e che magari si possa anche rifare una bella serata così. Stop. Perché no? Perché no? Anche a Sheila, allora passiamo la parola anche a Chico Timbero. Io vado in ordine come vi vedo, ragazzi. Sì, io quello che posso dire è che sono il più piccolo. Penso che sono il più piccolo della... Chi te l'ha detto? No, sono il più piccolo e anche quello che comunque è entrato a far parte del mondo caraibico. Io sono entrato nel 2007-2008 e riguardando il video che hanno mandato in onda prima, mi è rivenuto in mente che grazie al Pleasant de Cuba io mi sono potuto vivere di persona, diciamo, una serata diversa, che ero, mi ricordo,
al mio paese, a San Martino in Penzelis. Voi siete venuti a suonare proprio qui in piazza. Sì. È stato il giorno, io sono appena tornato da Ibiza, che ero amante della musica house tribale, no? E mi sono ritrovato in piazza con i Pleasant de Cuba, e lì ho avuto l'onore di conoscere il mio maestro Luigi Curti. E strano, da lì... perché loro prima si chiamavano i Pleasant de Ibiza, strano che non li hai visti. Oh, è vero, Robby, proprio quella sera che sono tornato da Ibiza mi sono ritrovato proprio in piazza del mio paese che suonavano i Pleasant de Cuba, e vedere loro che toccavano musica dal vivo è una cosa spettacolare, però non ballavo. Quella sera mi sono messo sotto al palco solo a guardarmi lo spettacolo, però ho avuto l'occasione di conoscere il mio maestro, e a settembre sono andato a iscrivermi a scuola di ballo. Quindi grazie, se ti ricordi, non mi ricordo chi toccava i timbales lì, ero proprio venuto lì che volevo fare tipo una foto, una cosa del genere, però non ancora ero un cico, era Antonio. Alexander. Il destino di un cico, vedi? Volevo dire che io e il mio gruppo, parlo adesso un attimo del mio gruppo, comunque Pleasant de Cuba, siamo quattro elementi, praticamente dal vivo se facciamo percussione, basso, Ernesto, grande maestro nel basso, Roberto Mazzatetta en la conga, Ale en el timbal, Alessandro e io con la voce, perché purtroppo la musica latinoamericana no la possiamo fare ormai, perché ci vogliono 14 elementi il minimo per fare una salsa, diciamo, come se deve, e purtroppo ci dobbiamo adeguare un po' con il computer e un po' dal vivo, però già che si sente la musica dal vivo è già una bella cosa. Sì veramente. E qui ci arrangiamo, però diciamo che facciamo divertire, dai. Grazie, sì, speriamo di poterlo fare di nuovo dal vivo al più presto, speriamo. Magari. Speriamo tornare dalle parti di Roby, tornare dalla parte di Walter, di DJ Pirata, che abbiamo lavorato insieme due estati fa a Pescara, al Veliero. Con parte di Giovanni benissimo, abbiamo lavorato in tantissimi posti, con Roby pure abbiamo lavorato tantissimo delle parti sue, con Maglio di queste parti, all'Aquila con Vereno, e quindi niente ragazzi, speriamo che passa tutto, soprattutto per vederci ballare insieme e divertirci. Speriamo al più presto. Speriamo veramente. Grazie Onassis, Walter Di Giovanni. Grazie a voi, è stata veramente una bella serata, anche rivedere tutti quanti è stato molto molto bello. E vi porto i saluti anche di DJ Pirata, che purtroppo ha avuto un problema al telefono e ci ha salutato in questo modo, e spero che questa cosa si possa rifare anche includendo altre persone, anche altre figure, insomma. A me è piaciuto molto. Grazie mille, speriamo veramente di rivederci modificando il gruppo, allargando e aggiustando, poi Clinco fra il performer, il ballerino, questa è una garanzia nostra, vero Riccardo? Beh, io arrivo più dal mondo del disco music, vi volevo dire che ho fatto anche un corso di latinoamericano. No. Sì. Questo ci mancava. L'ho fatto e sono andato a ballare, andavo a ballare al MoMA il venerdì. Urca. Poi siamo rimasti tutti zittiti. Poi ho rivisto Paolo Sala e niente, a quel punto è scoppiato l'amore con la parrucca. E sono tornato alla mia vita normale. Il revival feroce. Però andavi da Walter, quindi andavi a ballare da Walter. Al MoMA andavo, scegli tu Walter. Walter, cioè. Dipende, fino al 2019 ci sono stato. Ah beh sì, io andavo 2008, 9, 10. 11, ma c'è anche al MoMA una sala un po' più piccola. Sì, c'è ancora. C'è ancora, dove si ballava anche la disco. Sì, sì, si ballava la disco, e poi questa è diventata reggaeton quella sala. Ah. Giusto per essere in tema. Giusto per essere in tema. Sì, hanno cacciato il DJ disco. No, è lo stesso che fa reggaeton. Walter, sai con chi venivo io? Con Mimmo Carlito, lo conosci?
Ecco, lo conosco bene. Lo conosco benissimo. Quel, quel gruppo, quelli proprio... Come no? Robirasino, dobbiamo insegnare a ballare a Clinco, decisamente. Allora io saluto tutti, colgo l'occasione veramente per salutare tutti. È stato... veramente mi avete insegnato qualcosa questa sera che non sapevo, sono molto contento di aver conosciuto anche quella parte musicale veramente a me un po' sconosciuta. Grazie, ringrazio tutti e niente, mi taccio e faccio salutare gli altri. Grazie. Prossima volta ti vogliamo vedere ballare, vai Roby. Io ballo con Sheila. Sheila non c'è più, l'hanno arrestata. Infatti, mi ha detto, adesso vado in prigione, ha scritto. Sheila l'andiamo a trovare in prigione per disturbo del palazzo. La quiete pubblica. Di uno, io saluto la Maria Rita che non vedevo dai tempi dell'Aqualand. È uguale. Non è Maria Rita. Poi sempre nell'acqua. È vero. Giovanni da Dario non c'è, però ho una foto con un tatuaggio appena fatto, tatuammo anche un Doberman, te lo ricordi? Roby, quando parli di Maria Rita, Dario fa così. Aia. Giovanni si immagina sempre in piscina, quello è il problema. Aia. saluto il mio amico di Discoteca Rio, il Paolo Sala pure, il Rantucci e il Sala. Il Rantucci tra l'altro abita adesso qua vicino, che io sono a Francavilla a casa della mia ragazza, quindi ci possiamo incontrare per un caffè. Ma pure Paolo, eh? Ci sto anch'io. Quindi, Paolo, allora io non sapevo di questa vicinanza, quindi tranquillamente non barchiamo la soglia di qualsiasi colore sia il comune, rimaniamo qua a Francavilla, non lo so. Saluto Cico, il Cico d'Imbero, Giovanni D'Addario, grazie, Walter Di Giovanni, il mio collega di serate, ne abbiamo vissute di tutti i tipi, revival 70, 80, latinoamericano, portoricano, cubana, venezuelana, di tutte e di più, trenini, non trenini, il Walter Di Giovanni forse è quello che ci ho avuto più a che fare, ci ho ancora a che fare, quindi a livello di serate. Un abbraccio a tutti, a prestissimo. Grazie Roby. Con lo slogan, non gliela famo più, fateci ballare, fateci suonare, non gliela famo più. Sto per aprire il reparto psichiatrico, ve lo giuro, sto per aprire il reparto psichiatrico. Apriamo non ce la un reparto di terapia danzante, facciamo terapia danzante, ci mettiamo Rantucci, Paolo Sala, da Dario Clinco, io e Linda li chiudiamo dentro e balliamo fuori. Ma voi fate le cubiste. Io ballo solo il valzer di noi Giovanni. Lo lanciamo addosso. E scusate, volevo solo una un'ultima cosa, ma ai miei colleghi, ma vi capita a voi qualche sera di avere l'adrenalina al massimo che dovete fare la serata? Avete... Oggi è venerdì. Nel salotto, yeah. E parti. Roby, oggi è venerdì, stavamo a quest'ora già in azione. A quest'ora eravamo al Mamitas, alla terza Damigiana, no? Al terzo. Speriamo bene, ragazzi, guarda. Io prometto, Linda, confido in te. Questi quattro, i nostri accoliti, i nostri ospiti lo fanno già, ma questi quattro dobbiamo portarli a ballare. Ce la faremo. Non soltanto a ballà. Vero Giovanni? A quattro chi? Io, Giovanni, Paolo e... Giovanni, Roberto, certo. Paolo e Clint. Ah, e Riccardo. Poi quattro accoli. Se vi portiamo noi a ballà? A ballà. E ci portiamo dietro pure Rasino, portami a ballare. Giovanni, loro ballano già, loro portami a no, vengono a ballare la musica nostra. Linea nel posto giusto, esatto. Per andare a ballare. Li portiamo a voi. Noi è un po' che lo diciamo, ragazzi, che quando sarà possibile faremo un rave dove ognuno si alternerà all'altro e suoneremo praticamente, adesso penso che arriveremo alla settimana completa, tra tutte le persone che devono suonare. Coinvolgi tutti gli ospiti che ci sono stati negli ultimi 11 mesi. Sì. Ma ve lo immaginate? Un incontro infinito con tutti che suonano, ballano, cantano, risuonano e ballano. Un'isola di White. Di più. Che bevono il rum con Onassis. Soprattutto. Si drogano. Il rum. Il lemon. Io lo adoro. Ragazzi,
Buonanotte. Cico, per favore, che siamo quasi arrivati a mezzanotte. Infatti. Buonanotte, buonanotte. È stato un piacere anche per me. Siete tutti bellissimi, è una bellissima, come si dice, trasmissione questa. È molto bello, veramente. Vi faccio i complimenti perché si parla di tutto e quindi è sempre bello ascoltare, visto che io non sono dell'Abruzzo, no? Sono del Molise, non mi sono vissuto quei momenti che avete vissuto voi in Abruzzo, insomma. Quindi grazie di cuore per questo invito e non mancherò per altre occasioni, insomma. Un abbraccio a tutti. Grazie Cico. Ciao Paoletto, ciao Giovanni, ciao Linda Bella. Un assis. Ragazzi, io vi saluto. Membo. Grazie innanzitutto a Linda e Giuliani per l'invito, grazie mille. E quindi io sono disponibile, quindi per me non c'è nessun problema. Assolutamente. E quindi questo lo mettevamo la Silvanella, quello guarda Paolo che ha tirato fuori. Aspetta, ho trovato pure io uno, va? Aspetta. Oh, aspetta, ecco. Guarda qua. Quando sei Maria Dolores, quando sei d'amore. Questo è Tito Fuente. Eccolo, ecco. Questa era l'LP. Questo è stato il primo che ho cominciato a suonare, la Silvanella, quando ho fatto avvicinare il pubblico ai primi sound latini. Vedete, ragazzi, Tito questo Puente. Film e questo album sono stratosferici, tanto di cappello proprio. È il re del timbales. Il re del timballo. Flamenco. Oh, ma avevi ricordato la Bada? Oddio, io la metto ancora. Roby, la lambada la metto ogni tanto. La lambada scopola. È partito tutto da là. Sai perché? Perché non se l'aspettano, no? Quindi io al microfono spengo la musica, dico questo è un disco. Quando parte la lambada, si guardano e dicono: no, la lambada. Effetto sorpresa. Effetto, non la conoscevano perché non c'erano ancora. 2 anni fa mi capito, eravamo a Barcellona per un concorso, ragazzetti piccolini, è partita sulla nave la lambada, cioè qualcuno ha messo una chiavetta, ce l'hanno permesso di fare, sono partiti tutti 14-15 anni che non esistevano quando c'era la lambada, sono partiti come grilli, sono divertiti, sarà che le mamme e papà la suonavano a casa, che ne sai, la conoscevano tutti, l'hanno cantata e ballata tutti. La lambada è come un pezzo di Gigi D'Agostino, quando lo metti è uguale. Per un attimo ho tremato che dicevi Gigi D'Alessio. Comunque, che un nostro amico mio di Paolo, dove era? Del Belgio, gli ha fatto il remix della lambada in versione house, agli anni d'oro della lambada. Ce l'ho il disco, però adesso lo devo ricacciare. Io pure, sta buttato da qualche parte là. Dietro quelle bottiglie non troverai mai. Non ricordi? No, sta al lato opposto. perché Paolo, da una parte c'è il bar, dall'altra parte c'è la console, capito? Quindi è proprio come la discoteca. Ragazzi, allora chiudiamo la serata, ma la rete facciamo dire la frase che Giovanni da Dario ha preparato da un mese. Sì, mi sono impegnato. La chiosa finale. Però prima volevo complimentarmi con il valzer di Giovanni. Il valzer. Valzer di Giovanni. Vabbè. Poi con le mogli di Onassis, Maria Callas e Jacqueline Kennedy. Complimenti Onassis, c'è uno per è verissimo. Aristotele. Grande Onassis. Aristotele. Beata a te. E poi volevo chiudere con una frase di Geppi Cucciari, molto divertente. Ogni età ha le sue mete prestabilite. A 30 anni va in discoteca, a 60 anni all'URSS. In entrambi i casi ti aspetti il miracolo. Io resto in chat. 50? Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi a tutti. Sigla. Buonanotte. Sigla. Buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte.
fammi